Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, porcaccia, c'è un sacco di roba interessante che vorrei dirvi, farvi vedere, fare insieme a voi. Purtroppo ragazzi, il tempo è sempre tiranno e quindi devo selezionare con il contagocce quello che voglio farvi vedere. Ieri ragazzi abbiamo visto delle novità allucinanti per quello che riguarda la nostra mappa di Fortnite. È arrivato l'update, è stata modificata Tomato Town, che adesso si chiama Tempio Tomato, e vediamo ragazzi che è veramente una bellissima location in stile Maya, per dire, dove c'è quella piramide con tutti, proprio un vero e proprio tempio. E anche un'immagine che viene pubblicata sul Twitter di Epic Games fa vedere come in questo end season il pomodoro venga veramente valorizzato tanto fino a portarlo a diventare una divinità. Tra l'altro ragazzi, c'è nella skin pomodoro la nuovissima personalizzazione di stile. Abbiamo visto che ci sono 3 mini missioni che vengono sbloccate se per caso avete la testa di pomodoro, ovviamente se la acquistate fino a questa sera nello shop. Prima missione, gioca 25 partite. Seconda missione, 5.000 danni agli avversari. Terza missione, 20.000 danni complessivi. Completando queste 3 missioni otterremo la skin con lo stile sbloccato del pomodoro. Ma ragazzi, oggi voglio parlarvi di una cosa che sta succedendo da pochissime ore sulla mappa di Fortnite. Ragazzi, la crepa sta cominciando, watch, a lanciare fulmini, non sappiamo bene perché ragazzi, ma ho fatto per voi un gameplay per farvi vedere un pochettino quello di cui sto parlando. Ragazzi, andate a vedere un po' com'è, buona visione. Qua ci sono io, molto easy. Sto facendo una pushata violenta. Attenzione, adesso gli entro, attenzione. Era notte. Ho smirato un attimo. Senti cazzo. Guarda la crepa. Te lo faccio rivedere. Ha tirato un fulmine allucinante e il fulmine si schianta di brutto nella parte di palmetto paradisiaco. Come lo vedete ragazzi nella copertina del video di oggi, il fulmine ha un punto ben preciso dove va a cadere. Non sappiamo se sia stato messo lì a caso o abbia un senso con quello che riguarda la mappa, ma ragazzi, porca di quella porca, lo rivediamo. Guardalo. Oh, cattivissimi ragazzi, nuovissimi fulmini che partono dalla crepa. Crepa oramai ragazzi che ci accompagna dalla season 4, quando lo spaccatutto lanciando il razzo con le pietre salterine che aveva recuperato ha purtroppo creato uno squarcio temporale. Quindi ragazzi, modifichi ancora questa benedetta crepa che potrebbero di nuovo rilasciare oggetti che facciano capire l'arrivo di nuove location. Abbiamo visto ragazzi che la testa di pietra del pomodoro, quella che è apparsa sopra l'ex ristorante di Tomato Town, in realtà è proprio in una location ben precisa della piramide Maya. Ma ragazzi, le uniche cose
Non sono qui, ragazzi. Cosa stai dicendo? Le cose che sono uscite, ragazzi, non sono solo queste. Ovviamente ci sono già tutte le nuovissime skin che non avremo modo, che non perderemo tempo per farvele vedere, ragazzi. Spero di riuscire a fare un video entro oggi o domani per chi ancora non le avesse viste. Ma ragazzi, con voi voglio andare a vedere i nuovi balli. Ce n'è già uno nello shop di oggi, lode al pomodoro, che è quello che a me piace più di tutti in assoluto, che ti fa pisciare di brutto addosso dalle risate, ragazzi. Ma andiamo a vedere insieme tutti i nuovi balli che arriveranno in queste ultime settimane della end season. La capoeira, il primo. Molto bello, sembra Eddie Guerrero in Tekken 3. Bellissimo, bel lavoro, non è comune ma è rara. È non comune. Se ne pulisce le mani. Il Fancy Fit. Carino. Non male, non male. Shake it up. Primo ballo epico. Cazzo, lo voglio anche questo. Perché? E l'ultimo, ragazzi, che... No, no, il penultimo. Lunga vita al pomodoro, meraviglioso. La Dance Therapy, questo è l'ultimo. Carino anche questo. Carino, 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 ragazzi, nuovi balli prestissimo in arrivo sul nostro Fortnite, ragazzi. Tanta roba, abbiamo visto quanto le modifiche stiano continuando ad alzare l'hype per quello che riguarda l'end season. Tra l'altro, ragazzi, tutti ci aspettavamo ieri le sfide del road trip e invece, ragazzi, dobbiamo ancora avere un pochettino di pazienza. Oggi, ragazzi, io sarò in live dalle 10:30 in modo da poter gestire un pochettino meglio un'altra mastodontica diretta che ci vedrà accompagnati fino alle 3 del pomeriggio, mamma mia, per cercare insieme di sbloccare i primi in Italia il road trip. In realtà cercherò di sbloccare col signor Neko, che anche se mi ha perso un po' di smalto dovrebbe rimanere sempre comunque un gran giocatore. Cercheremo di farle tutte velocemente e anche se voi l'avete già visto, vuoi mettere, sbloccare il road trip, che soddisfazione. Tra l'altro, ragazzi, abbiamo visto che è vero che oggi sblocchiamo il road trip, ma sembrerebbe che abbia degli stili personalizzati. Quindi se andiamo a vedere, ragazzi, nelle sfide del road trip, ci dice sbloccabile in 9 settimane. Probabilmente, mi auguro io, che le 2 settimane che ci ballano tra la 7 e la 9 siano quelle dove noi potremo utilizzare e sbloccare gli stili speciali per questa nuovissima skin che stiamo veramente aspettando tutti da inizio season. Beh, ragazzi, io che posso dirvi? Vi ricordo due nozioni velocissime, ragazzi. Là in alto, nell'angolino più estremo, c'è un punto esclamativo. Se ci cliccate sopra si apre il mio shop dove trovate la maglietta del Der Burger. Se invece, ragazzi, non lo avete ancora fatto, mi raccomando, un bel pollicione in su che non guasta mai. Iscrivetevi in tantissimi al canale e ovviamente fate un salto anche sulla mia pagina Instagram, xuder_youtube. Noi ci vediamo in live. Ciao!